Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. E siamo pronti per domani mattina. Questo è il nostro campeggio. Siamo assaliti dalle mosche. Vai, Roby, ammazzale! Incredibile, ragazzi, che avventura! Ah, dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi! Ma più mi odierete, più imparerete! Io sono un duro, però sono giusto! Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Signor sì, signore! Ah, che cazzo, non vi ho sentito! Signor sì, signore! Taglio il pane. Sì. Scolo. Come ti chiami, faccia di merda? Signore, soldato Brown, signore! Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome? Signore, sì, certo, signore! Sono quasi le 6 del mattino e il bambino si è svegliato. Albeggia. Gita al pelvo d'Elba. Monte Carsoagna. Siamo al colle della Bicocca e davanti a noi si stende un bellissimo panorama fino alla cima del viso. Eccolo lì, coperto di neve. Ecco davanti a noi la cresta est del Pelvo d'Elba che sta coprendo con le nebbie. Andiamo piano, eh? Davanti a noi il pallone di Bellino, col pelvo di Cabrera laggiù in fondo. Guardi là, li stanno vecchi. Eccolo. Ci sono là sotto. Dove sono? Sono. Staccato la presa. Dai. Sono. E laggiù. Prendi la neve, vai un po' più in basso, ci sono dei camosci. Allora, io inquadro e vediamo. Ed eccoci sull'est del Pelvo d'Elba. Stiamo affrontando il primo torrione. Giovane, com'è? Bene, va bene, ce la riesco a fare adesso.
Sì? Sì, adesso c'è il sole. Qui dove siamo saliti. Ecco, c'è l'attacco finale del Pelvo d'Elva. Cresta nord-est. Ricky e Luca stanno cercando la via di salita sullo Faritino oppure dietro il canalino fino in cima. Bella pista, eh? Ci siamo quasi. E dietro c'è Roberto. Ciao! Siamo giunti in vetta! La scimmia. E anche noi ci siamo. Grande, grande Roby, ha fatto la nord-est. Grande Roby, grande. Ed eccoli qua sulla croce. In vetta a Pelvo d'Elva. Ma che gente c'è in montagna? Ma che gente c'è in montagna? Prima e ultima volta che li porto qui.